Elisabetta Peccol, Università degli Studi di Udine. Grazie. Allora, io diciamo non farò un intervento molto fedele ai contenuti, al mio contributo, ai contenuti del mio contributo nel rapporto di quest'anno, quanto piuttosto a dei concetti e a delle metodologie di cui si era già presentato nel rapporto per il consumo di suolo precedente. E queste idee sono state portate in una proposta, diciamo, che è stata poi si è consolidata in una parte delle linee guida sul consumo di suolo del piano paesaggistico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, che è ancora, diciamo, in fase di completamento ed è quasi ultimato. Per cui appunto in scusate, come vado avanti? La freccia giù. Sto schiacciando. No, quella sinistra. Ah, questa, ok. Bene, allora nella regione Friuli Venezia Giulia già nel 2014 è stato avviato il processo per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale. E il piano paesaggistico è stato elaborato nell'ambito di un accordo di copianificazione che è stato sottoscritto tra la regione e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Nell'ambito appunto di questo disciplinare è stato anche istituito un comitato paritetico Stato-Regioni che sovrintende le attività di copianificazione e che fondamentalmente ha anche definito i contenuti e la struttura del piano paesaggistico. E gli obiettivi del piano paesaggistico sono stati elaborati attraverso un processo a cascata che è partito da un'analisi dei documenti relativi sia a politiche comunitarie e nazionali riferite soprattutto ai temi del paesaggio e della sostenibilità. Ovviamente come la Convenzione Europea del Paesaggio, il Codice dei Beni Culturali del Paesaggio e tutta una serie di documenti e diciamo documenti anche di indirizzo a livello nazionale ed europeo. E ovviamente è stato anche preso come riferimento una serie di documenti di tipo politico, tra cui il programma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia, il piano delle prestazioni della pubblica amministrazione e lo schema della struttura del piano paesaggistico che poi appunto vedremo. E sono stati definiti appunto degli obiettivi generali per il piano paesaggistico che poi si sono a cascata definiti in una serie di obiettivi specifici di piano, obiettivi che sono stati anche condivisi per poter anche in un certo senso trovare un accordo tra quelle che potevano essere le esigenze dell'appunto pianificazione e delle strategie che la regione intende perseguire. Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi più specificamente attinenti al tema del consumo di suolo, c'è l'obiettivo generale appunto 2 che è consiste nell'obiettivo di proteggere, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici, archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo sostenibile e di qualità della regione. E quindi con questo obiettivo non solo si riconosce l'importanza di questi patrimoni nella nostra regione, siamo una delle regioni con la più alta biodiversità in Italia, e siamo anche una regione con una elevata varietà di paesaggi, Ippolito Nievola definiva un piccolo compendio di universo, e quindi fondamentalmente la regione vede in questi patrimoni anche una opportunità su cui anche basare delle forme di sviluppo economico sostenibile, ma anche diciamo dei fattori di coesione e di attrattività. Poi appunto un altro obiettivo generale appunto è il contrasto alla perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici, quindi vedete come anche in questo contesto si riconosce l'importanza di tutelare e valorizzare i servizi ecosistemici, e per questo nel piano è stata prevista la
identificazione, la strutturazione della rete ecologica regionale. In particolare questo obiettivo si è consolidato in una serie di obiettivi specifici che poi possono essere ricondotti a diverse anche diciamo indirizzi e documenti europei nazionali, tra cui quello di integrare proprio gli obiettivi in materia di conservazione biologica e di uso durevole delle risorse in tutti i settori, tra cui quindi anche all'interno della pianificazione, obiettivo che deriva dalla strategia paneuropea per la biodiversità, poi appunto un obiettivo che deriva dal settimo piano d'azione europeo per l'ambiente, che fondamentalmente mira al ripristinare il ripristino della connettività ecologica e soprattutto al superamento della frammentazione tra gli habitat. Un terzo obiettivo specifico dell'obiettivo generale appunto del contrasto alla perdita di biodiversità riguarda proprio la valorizzazione degli ecosistemi connessi con l'agricoltura e con la silvicoltura, anche in questo caso con l'obiettivo di valorizzare i servizi ecosistemici proprio che queste attività possono liberare. Come già è stato detto precedentemente, l'agricoltura, se gestita, se una buona agricoltura, può essere un fattore importantissimo per liberare servizi ecosistemici. E poi un ultimo obiettivo specifico derivante dalla Convenzione delle Alpi, cioè di promuovere appunto l'interconnessione tra la rete di aree naturali nazionale. La nostra è una regione di confine tra diciamo Slovenia e l'Austria, e quindi promuovere le interconnessioni tra reti di aree protette transfrontaliere. Poi appunto vediamo che un ulteriore obiettivo, sicuramente più, ancora più specifico, riguarda il tema del consumo di suolo, è proprio il consumo zero di suolo. E come dichiarato appunto nel piano paesaggistico, che riprende poi la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, che appunto è una comunicazione che appunto tutti conosciamo della Commissione europea, e anche altri indirizzi contenuti nella, per esempio, strategia tematica per la protezione del suolo, che è già stata nominata questa mattina. Quindi fondamentalmente si vuole e si intende promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione sia alla prevenzione dei fenomeni di erosione, di deterioramento, anche per quanto riguarda, dicevamo anche stamattina, la perdita di sostanza organica e soprattutto anche la contaminazione dei suoli. Questo obiettivo generale nel piano si declina in una serie di obiettivi specifici che alcuni si discendono proprio dal programma di governo della regione Friuli Venezia Giulia, quando appunto si è insediato il Consiglio. E uno di questi appunto è la promuovere il buon utilizzo dei beni comuni, in quanto il suolo è riconosciuto come bene comune proprio perché, grazie alle sue funzioni, può liberare una serie di benefici e di servizi che sono in fondo a beneficio di tutti, di tutta la comunità. Poi appunto perseguire un altro obiettivo specifico è perseguire la strategia del costruire sul costruito, e quindi fondamentalmente non occupare nuovi suoli liberi, soprattutto terreni agricoli. E poi appunto si riconosce anche nell'ambito di un ulteriore obiettivo specifico, anche in questo caso, la necessità di mantenere degli spazi, spazi liberi, spazi aperti, riconoscendo quella che è la funzione di questi spazi in quanto pozzi, diciamo, in quanto svolgono una funzione di pozzo di assorbimento di carbonio, e in quanto spazi anche capaci di produrre e liberare altri servizi ecosistemici oltre a quella della fissazione del carbonio, di cui appunto anche di questo è stato parlato stamattina. Ed infine appunto un ulteriore obiettivo specifico che discende appunto dal protocollo di difesa del suolo della Convenzione delle Alpi, di promuovere appunto il ripristino dei suoli compromessi, cioè anche nella nostra regione ci sono molti suoli compromessi, contaminati,
derivanti da siti industriali o da altri usi, e quindi fondamentalmente si riconosce l'importanza di recuperare questi suoli. Un altro obiettivo generale, appunto, che l'obiettivo generale 7 prevede di indirizzare proprio i soggetti operanti ai vari livelli sul territorio a considerare il paesaggio nelle scelte, diciamo, della pianificazione progettuali e gestionali. E quindi questo fondamentalmente viene previsto anche con l'elaborazione che è prevista all'interno del piano paesaggistico di una serie di linee guida. E questo appunto è lo schema della struttura del piano paesaggistico come è stata approvata dal comitato paritetico e poi dalla regione. E vediamo che appunto è strutturato in due parti, una parte che è una parte statutaria che prevede fondamentalmente dei contenuti che sono fondamentalmente i contenuti minimi previsti dal codice dei beni culturali del paesaggio, quindi l'elaborazione del quadro conoscitivo, la definizione, diciamo, degli ambiti di paesaggio e l'individuazione dei beni paesaggistici. E poi c'è appunto una parte più, diciamo, una parte strategica che fondamentalmente è quella parte del piano che forse va oltre un po' i dettami del codice dei beni culturali del paesaggio, perché fondamentalmente è una parte nella quale è una parte più propositiva, più progettuale. Mi hanno mostrato i 5 minuti e quindi è meglio che vada di corsa. E quindi fondamentalmente si è prevista la strutturazione, l'individuazione di una rete ecologica, di una rete dei beni culturali, della rete delle infrastrutture e della mobilità lenta, e tra le linee guida sono state previste anche delle linee guida sul consumo di territorio. Quindi nell'ambito appunto delle linee guida sul consumo di territorio ci si focalizza sul riconoscere che gli spazi aperti, tutti gli spazi aperti, sono una risorsa da valorizzare e sono degli spazi che hanno le potenzialità e la capacità di produrre servizi ecosistemici. Le linee guida non sono ancora concluse, sono in fase di conclusione, sono organizzate in due parti, una parte che si focalizza più sulla l'analisi e il monitoraggio, quindi una proposta di definizione di consumo di suolo, una proposta di suolo, di definizione di suolo consumato e la proposta di un metodo per il monitoraggio, e invece una parte più strategica che indica appunto obiettivi e indirizzi per poter passare dal consumo di suolo alla conservazione, alla valorizzazione del suolo. Ora, questa parte strategica si basa proprio sul riconoscere che tutti gli spazi aperti, e per spazi aperti poi tornerò indietro, si intendono, vedete, questa è un'immagine di Udine, in rosso tutto l'impermeabilizzato, in verde gli spazi aperti. Ecco, si vuole riconoscere che tutti gli spazi non impermeabilizzati hanno una capacità di produrre servizi ecosistemici. Fondamentalmente anche queste aree così porose all'interno della città svolgono, anche se fondamentalmente non vengono, alle volte non vengono fondamentalmente valorizzate, ma svolgono per esempio la funzione di infiltrazione dell'acqua meteorica o di raffrescamento del clima in città, cioè la loro presenza. Quindi fondamentalmente svolgono comunque delle funzioni. Ora, è proprio volendo produrre questi benefici, che possono essere l'infiltrazione dell'acqua piuttosto che la produttività in agricoltura, o piuttosto che la fissazione e il raffrescamento del clima in città, vedete che dai benefici, fondamentalmente volendo ricavare questi benefici, è importante quindi agire sul governo del territorio, sui cambiamenti dell'uso del suolo. E questi cambiamenti dell'uso del suolo, vedete in questo schema, vanno proprio a non soltanto
cambiare le coperture del suolo, ma possono cambiare anche la struttura del paesaggio. Era interessante prima il discorso che si faceva sul ritocchino, piuttosto che ecco, cioè anche la struttura del paesaggio può avere delle, come dire, influenze importanti sulla capacità di questi spazi aperti di liberare appunto servizi ecosistemici, alcuni piuttosto che altri. E quindi fondamentalmente diciamo da come noi andiamo a strutturare il paesaggio. Io parlo di paesaggio proprio perché si parla di spazi già trasformati. In questo schema si parla di landscape services piuttosto che di ecosystem services, perché con il termine servizi ecosistemici ci si riferisce più a quei benefici che soprattutto le aree naturali e gli ecosistemi producono a beneficio delle comunità. In questo caso invece si vuole porre l'attenzione sul fatto che anche gli spazi agricoli, i paesaggi, gli spazi culturali, gli spazi trasformati possono produrre una serie di benefici che possono essere anche dei benefici per esempio culturali, dei benefici estetici, la possibilità di godere di appunto i cosiddetti servizi ricreativi, no? Quindi il fatto di poter anche beneficiare di un paesaggio ben strutturato da una buona agricoltura. E quindi questo schema ci dice come appunto in fondo proprio a partire dai benefici che noi vogliamo ricavare, poi andiamo a agire sul governo del territorio in modo diverso per influire sulla struttura del paesaggio, che a sua volta appunto ci può liberare determinati servizi ecosistemici. In questo caso li chiamiamo landscape services. Delle strategie non solo di tutela ma anche di valorizzazione degli spazi aperti si basa proprio sull'idea di una rete di spazi aperti, una rete di spazi aperti che è formata da elementi lineari e anche da aree e che possono avere una diversa naturalità, quindi non soltanto delle aree con un'alta naturalità, ma anche per esempio le aree agricole o anche per esempio delle aree che potenzialmente penso per esempio a delle vicino a Udine c'è un aeroporto militare che paradossalmente è anche un'area SIC perché contiene dei prati stabili di un valore ecologico molto alto, per cui voglio dire queste aree che in questo momento secondo una classificazione Corine Land Cover sono considerate aree urbane potrebbero poi essere recuperate eventualmente nell'ambito di una rete di questo tipo. E ecco, e questa rete appunto può agire sia in area urbana che periurbana e rurale, e soprattutto adesso andrò avanti un po' veloce, insomma, perché vedo che è il tempo, e soprattutto le componenti possono essere riconosciute a diverso livello. Cioè a livello, valorizzare i servizi ecosistemici della rete a livello urbano, a livello di quartiere, le componenti possono essere per esempio il verde urbano, possono essere i giardini delle scuole, possono essere gli orti. Volendo invece valorizzare e identificare gli elementi della rete a livello regionale, si parla invece di elementi che possono essere le intere aree boscate, oppure gli interi corridoi fluviali, cioè le grandi strutturazioni del territorio regionale. Ecco, per quanto riguarda gli elementi costitutivi, questa non è la rete ecologica, ma è una rete che va fondamentalmente a integrare la rete ecologica, e la rete ecologica fondamentalmente è l'ossatura, può essere considerata l'ossatura della rete di spazi aperti. Ma queste si differenziano in quanto la rete ecologica fondamentalmente ha finalità soprattutto di consolidare e rafforzare la biodiversità e gli habitat e gli elementi e gli ecosistemi, mentre fondamentalmente la rete di spazi aperti ha lo scopo di fondamentalmente liberare dei servizi ecosistemici che per esempio nel caso delle aree urbane e delle aree periurbane possono
consistere anche nella valorizzazione, vado avanti un po' veloce perché per esempio, scusate, ma ecco, per esempio nella valorizzazione dell'agricoltura, una delle strategie è la valorizzazione dell'agricoltura periurbana e dell'agricoltura urbana, quali soprattutto un'agricoltura multifunzionale che può all'interno di queste, diciamo, intorno alle aree urbane poter produrre diciamo servizi di tipo ricreativo, oppure per esempio anche servizi di tipo sociale. Si parla per esempio dell'agricoltura sociale. All'interno della città sono state proposte delle strategie per l'agricoltura urbana, non soltanto per diciamo la produzione di alimenti a chilometro zero, quindi di cibo, ma anche e soprattutto anche con una funzione sociale, soprattutto in alcuni quartieri delle città, oppure anche una funzione di riqualificazione paesaggistica di certe zone. Per cui, ecco, quindi fondamentalmente sono state proposte una serie di strategie, adesso poi chiuderò. Altre sono quelle di spazi aperti a supporto dello sviluppo di itinerari per la mobilità lenta, quindi lo spazio aperto che diventa un elemento importante per supportare delle strategie sia di connessione tra centri urbani e valori del territorio, sia di spostamento con forme di mobilità che siano più compatibili. Quindi io insomma adesso chiuderei, ecco, quindi fondamentalmente delle strategie, e questo è solo a livello di proposta, non sono ancora concluse le linee guida, che consentano appunto di integrare i sistemi, diciamo, naturali e i servizi ecosistemici anche all'interno un po' delle città e nelle zone periurbane, proprio per rendere, come dicevamo prima, le città anche più resilienti. Io vi ringrazio.